Voglia di fare musica. Ciao, oggi torniamo a parlare di vinili, non nella nostra consueta diretta del martedì mattina, ma insomma creiamo uno spazio per parlare un po' di vinili, ma soprattutto di copertine. Un po' di tempo fa avevamo parlato dei King Crimson e oggi invece vi voglio portare brevemente, perché andiamo solo a raccontare qualcosina di queste copertine, vi voglio portare nel mondo dei Pink Floyd di Roger Waters, con un album storico che non può mancare nelle vostre case ed è The Wall, e poi andremo a parlare anche dell'album dei Jethro Tull, ovvero Aqualung. Due copertine particolari e sviscereremo un pochettino quelle che sono appunto queste copertine. We don't need no education. Dopo The Wall parliamo di quest'altro album che è Jethro Tull, Aqualung. Copertina di Aqualung, anche questa molto particolare, ed è una delle più famose della storia del prog e amatissima dai fan e non solo da Ian Anderson, il frontman proprio dei Jethro Tull. Perché dicevamo una copertina particolare? Beh, intanto perché quando Ian Anderson vede questa fotografia, o meglio questa immagine, decide che questa sarà proprio la copertina dei Jethro Tull. Ma qual è l'immagine, il dipinto che viene rappresentato e che lui così viene colpito? È questo vecchio praticamente barbone. In realtà nel 2011, durante un'intervista, si dice che sarebbe stato in realtà Terry Ellis a scegliere l'immagine per questo disco, quindi insomma convinto di quanto realizzato proprio da Silverman per Esquire e New Yorker. Dicevamo, insomma, Aqualung, un album molto particolare, tant'è che appunto questa risulta anche essere la copertina più famosa per quanto riguarda la storia del prog. Il barbone ritratto viene descritto nel primo brano, che poi anche alla fine il titolo dell'album, e la sua figura, diciamo, che appare un po' in contrasto con quello che è il manifesto alle sue spalle e che invita in qualche modo a festeggiare il Natale. Quindi insomma, festeggiate il Natale, ma poi allo stesso tempo c'è lui che in realtà non andrà a festeggiare il Natale e non saprà come festeggiarlo. La copertina di Aqualung, si dice che questo, diciamo, barbone sia il ritratto di Ian Anderson invecchiato. In realtà no, non è così, in realtà era proprio un barbone che si trovava per caso, a cui è stato appunto fatta questa foto. Una copertina anche, tra l'altro, all'interno dove troviamo vari protagonisti, ma quello che insomma ritorna a essere filo conduttore anche nel retro è lui, il barbone, che è ancora presente, ma in questo caso è seduto, mentre prima lo vediamo insomma in piedi. Nel retro rimane seduto proprio sul marciapiede e vicino a lui c'è questo cane di fianco, che insomma cerca di tenergli compagnia o forse di sollevargli un po' il morale, visto che lo si vede molto molto stanco e anche un pochettino triste. Nella parte superiore del retro c'è poi un passo che ricorda come l'uomo creò l'Aqualung, uomo dal respiro affannoso, e che in qualche modo dà proprio il titolo, ancora come dicevamo, all'album. Tutte queste immagini, la storia, la scritta anche di come nasce Aqualung, che è scritto qua in questo decalogo, praticamente rendono questo album un capolavoro, e soprattutto la copertina. Silverman dice questo album è sicuramente un capolavoro, ma rimane tale grazie naturalmente al mio dipinto. Boh, che sia vero o non sia vero, tant'è che comunque questo è uno degli album storici dei Jethro Tull, che anche in questo caso, come quello di The Wall, non deve mancare nella vostra libreria. Dico libreria perché io i dischi ce li ho nella libreria, e che possono essere presi in qualsiasi momento ed essere messi su un piatto.
Questa è un po' una piccola anche questa descrizione di quello che è un altro album che insomma ha accompagnato sicuramente la storia e le giornate di molti di voi, così come il mio. Ah beh, poi Aqualung, insomma, tra le canzoni più famose sicuramente è quella che è contenuta all'interno nell'atto B, ovvero Locomotive Breath, che è anche quella che poi ha fatto sì che questo album, insomma, diventasse famoso. Che dire, queste sono due copertine che ho voluto così, diciamo, tirare fuori dai nostri archivi per potervi raccontare. Come sempre, se avete delle copertine che possiamo raccontare, scrivetelo, insomma, anche qui sotto, e noi andremo a cercarle nei nostri archivi, perché abbiamo tutto, anche Liscio. Se trovate una copertina di Liscio che è particolare, chiedetecela, perché noi ce l'abbiamo, ma no, comunque questo per dire che ci piace ogni tanto così uscire da quelli che sono i binari, uscire dai solchi del vinile, quindi non solo mettere la puntina, ma raccontare anche per immagini quella che può essere un, diciamo così, un buon brano da mettere come colonna sonora della nostra giornata. Quindi grazie e ci vediamo alla prossima chiacchierata.